Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Terza partita di fila dei Rimini senza sconfitte, quinto punto ottenuto sotto la gestione Martini. Nel riscaldamento si fa male Scott Arlotti, il suo posto viene preso da Cicarevic, mentre Pier Federici si accomoda in panchina, come del resto l'altro nuovo acquisto dell'ultima settimana, Calombo. La Gian Erminio, che in settimana ha richiamato i trainer Cesare Arbè, gli ultimi 22 anni passati a queste parti, si affida al mercato monzese. Tanti gli arrivi dalla vicina Monza per cercare la disperata l'impresa che sarebbe sinonimo e tradizione del proprio tecnico. La gara, dopo una fase di studio, si accende all'ottavo. Lo scambio Guebre Cicarevic porta tiro quest'ultimo, ma Leoni blocca senza affanni. Al 22esimo, da calcio piazzato, Dalla Bona mette alto, dimenticandosi di essere stato un buon punizionista, specie nel Sant'Arcangelo. Al 28esimo, Guebre invece si ricorda bene che ogni qualvolta che affonda male fa, ma la mira risulta imprecisa, anche se Leoni corre in questo caso più di un brivido. Al 31esimo, Dalla Bona recupera palla a centrocampo, avendo tutto il tempo di avanzare e di affondare, con Nava che rimane imbattuto, tuffandosi alla propria sinistra, onde evitare pericoli maggiori. Nella ripresa, Palma al terzo mette al centro un bellissimo traversone dove Volpe sfiora l'impatto con il pallone, occasione sfumata per i biancorossi. Al 52esimo la risposta dalla Gian Erminio, compinto, pallone abbondantemente al lato. Al 58esimo Guebre segue il numero dei suoi sulla fascia, passo dopo passo, doppia finta, traversone al centro, Simoncelli spaccata mette al lato da posizione favorevole. Al 65esimo invece da punizione Dalla Bona non incide come vorrebbe. Due minuti più tardi, al 67esimo Montanari porta avanti il pallone e cerca l'acuto vincente come sabato prima, nulla da fare in questo caso, ma quando sembra la volta buona Michele Volpe si gira dentro l'area di rigore con un tocco magico, nello spazio stretto riesce a pervenire al tiro centrando un'incredibile traversa. Il replay ci aiuta a ne vedere l'azione da parte dell'ex Frosinone, che tra l'altro era stato protagonista nella gara di andata con una doppietta. Ancora Pinto poco dopo prosegue l'azione del compagno, scaricando questa volta tra i guantoni di Nava, che non ha nessun problema a recuperare la sfera. L'ultima azione del match porta allo scambio Buonaventura a Vaiola, con tiro di quest'ultimo che si spegne sul fondo. 0-0 il risultato finale, non una partita decisamente emozionante. Il migliore Palma per i Rimini, tocca una quantità notevole di palloni senza mai gettarne uno al vento, esce tra gli applausi del pubblico nel finale, ma qualcuno dalla tribuna si chiede ancora il perché del cambio. Per la Gian Erminio premiamo la prova di Dalla Bona, nonostante l'età che avanzi, grinta da vendere a tutta la squadra, e ce ne vorrà e come da qui alla fine.